viene la 17ª vittoria in campionato, la 7ª in trasferta, e torna da Rimini pago del gioco espresso e del risultato ottenuto, e con un bomber ritrovato. Mimmo Presicci ha infatti interrotto l'astinenza, siglando al 10° della ripresa il gol partita, l'8° della serie. Sostenuti dal numeroso pubblico di fede neroverde, i ragazzi di Volpi hanno interpretato, come di consueto, tutti i 90 in chiave offensiva. Ne è scaturito un primo tempo attendivistico, di studio, importante per prendere le misure, ed una seconda frazione caratterizzata da gioco brillante, che ha prodotto diverse occasioni da rete. Il Chieti, trascinato da un Pallanc versione gigante e da un buon Cavezzi, si è reso pericoloso in avanti, soprattutto con Picconi e con Sgherri. Al terzo si registra la prima conclusione della giornata tiatina, con Mauro Picconi, e subito dopo Picconi concede il bis, questa volta su punizione, ma Finucci blocca. Dal fronte opposto si offende lo specialista Sanguin, che dopo 180 secondi costringe Marigo a questo difficile intervento. Le due squadre non rischiano più di tanto e la cronaca offre pochi spunti degni di particolare attenzione. Nel complesso i due portieri sicuramente non recitano ruoli di primissimo piano. Le azioni offensive, comunque prodotte, difettano dell'ultimo passaggio. Si va al riposo sullo 0-0. Nella ripresa, il Chieti, fedele al copione ampiamente collaudato, decolla. Per il Rimini, ed in particolare per il portiere Finucci, comincia un'altra partita. Qui il numero 1 devia in angolo un tiro beffardo di Picconi. Sugli sviluppi del seguente corner, Sgherri di testa sfiora il bersaglio. È il preludio al gol, che puntualmente avviene. 55esimo, Pallanc appoggia verso Presicci, il cui rasoterra è micidiale e trafigge senza pietà Finucci. 1-0 per il Chieti. A questo punto il Rimini sembra non starci e la scala si produce in questa splendida rovesciata che Marigo controlla con il petto. La reazione romagnola, tutto sommato, è un fuoco di paglia. Si susseguono un paio di azioni incomplete in entrambe le direzioni. Per il Rimini è Telesio a mancare la deviazione vincente. Per il Chieti è Pagliari, che arriva un attimo in ritardo e non aggancia la bella giocata di Sgherri. Il Chieti, malgrado il vantaggio, seguita a dettare legge. Il Rimini non affonda più di tanto e si affida ai solisti, Protti e Sanguin, sperando che quest'ultimo riesca ad inventare qualcosa. Ma se il calcio è un gioco di gruppo, come dicono, ci sarà un perché. Il Chieti lo dimostra anche nel finale, rendendosi pericolosissimo con Sgherri e pochi secondi più tardi con Presicci, il quale si dispera così per aver solo sfiorato la doppietta. L'incontro prosegue su questa falsa riga fino al termine. Il Chieti, consapevole dei suoi mezzi, domina e conquista il 45esimo punto in classifica. Sempre più in alto, ma con la concentrazione giusta per poter proseguire questo strabiliante cammino fino alla fine. Auguri. Aspettiamo che lo dica la matematica o lo può dire anche Ezio Volpi? No, non mi interessa la matematica, mi interessa parlare della partita.